Salve, che giorno è oggi, Francisco? Oggi è la domenica 26 agosto del 2018. Ecco, siamo ad agosto, in agosto, fine estate già, e da tanto tempo volevamo trovare un momento per parlare un po' con Francisco di tante cose, inclusa la tecnica del canto, inclusa la sua esperienza, incluse tante cose di cui accenneremo adesso e anche dopo, perché questa è una serie di interviste che faremo, si protrarranno per tanto tempo. Francisco, siamo amici con Francisco dal 1990. Dal 90, lui c'ha una memoria. 28 anni che lo sopporto. Lui c'ha una memoria che fa paura. Io invece no, faccio paura ma senza memoria. E non abbiamo bevuto neanche. Quindi. Abbiamo mangiato molto bene. Molto bene. E allora, molti anni fa. Mio fratello è avvocato nelle Marche, ho chiesto a Francisco, che allora cantava all'Opera di Roma, si trovava già all'Opera di Roma, se voleva venire lì a Recanati, perché c'era un concerto per la ricorrenza dell'anniversario di Beniamino Gigli a Recanati, e lui è subito accettato. È stata una cosa meravigliosa di Recanati, un bel concerto. E adesso Francisco parlerà un po' dei dettagli di come sono successe le cose. È una controversia che praticamente si vuole un po' chiarire una volta per tutte, perché siamo io e lui qui. Assolutamente questa è la testimonianza diretta dell'esperienza di Francisco. Prego Francisco. Sì, come no. Prima di tutto, Enzo, grazie dell'opportunità e del bel pranzo. Oh, a te e alla tua signora, la cara mia amica, la signora Pina. E guarda, per me quell'esperienza lì a Recanati è stata una cosa bellissima. Prima di tutto, chiedermi di cantare un concerto in onore di Beniamino Gigli, uno dei miei tenori, dei miei cantanti preferiti di tutta la vita. Perché non solo la bella voce, perché quella la dà il Dio o la natura, come volete. Con quello si nasce. Ma la tecnica di Gigli, quel modo di porgere la frase, quel modo di dire, così bello, così virile, così dolce allo stesso tempo, senza mai spingere, con un repertorio così e stesso, come ha cantato, credo più di 70 ruoli, sì, 77, sì. Una cosa del genere, incredibile. Poi che tu mi hai chiesto di andare a cantare, sono andato, è stata una cosa meravigliosa, perché durante il concerto io ti avevo raccontata una storia, un aneddoto di una cosa che mi è successa a me. E poi l'ho raccontata alla famiglia e poi durante il concerto l'ho dovuto raccontare al pubblico.